stato presentato alle popolazioni europee come fondo salva stati. In realtà nel 2012, in piena crisi, abbiamo ratificato e aderito ad un'organizzazione finanziaria internazionale, appunto definita al grande pubblico fondo salva stati, che non è altro che la legittimazione politica della Troica, ossia la possibilità, dietro richiesta di denaro da parte del paese in difficoltà, di poter imporre le politiche di austerità e quindi svuotare dall'interno i basilari principi democratici sanciti dalle costituzioni. La Grecia è stato il primo paese a sperimentare la morsa della Troica. Questo sta ben piano accadendo negli altri paesi. Che cosa vuole la Troica? Lo sappiamo ormai. Si tratta della rappresentanza politica del capitale internazionale, il quale dal suo punto di vista richiede una serie di riforme, fra cui quelle del lavoro, per ottenere un abbattimento, un appiattimento verso il basso dei diritti che sono stati appunto garantiti sino ad oggi. L'abbiamo visto col Jobs Act di Renzi, che appunto è stata un'espressa richiesta della Troica, quello di demolire l'articolo 18. Allora qui bisogna chiedersi a questo punto che cosa è diventata questa Europa. Non è più, diciamo, nemmeno formalmente un'Europa dei popoli, perché tranquillamente si ammette che i mercati possono chiedere le riforme, gli stati devono farle. E ripeto, se la Grecia è oggi il paese che più degli altri sta subendo, non è escluso che un domani possa accadere l'Italia. Quello che nasconde questo apparente conflitto di stati in realtà è una palese lotta di classe, le riforme appunto lo dimostrano. Quindi il capitale internazionale, forte delle crisi finanziarie, sta tentando di imporre la propria linea politica. Il trattato TTIP, quindi quello di libero scambio che si intende appunto far operare nell'ambito dell'ambito dell'Unione Europea, nell'evidente manifestazione è un trattato che consiste nella creazione di un'area di libero scambio in cui sostanzialmente, poi bisogna vedere appunto la concreta attuazione, in nome della salvaguardia degli interessi degli investitori internazionali si permette alle multinazionali, al capitale internazionale di poter ostacolare, di poter contestare delle leggi nazionali che magari sono poste in difesa della, per esempio della salute e della sicurezza sul lavoro, della sicurezza alimentare, dell'ambiente e quant'altro. È chiaro che qui non siamo più in un'ottica liberista, ma in un'ottica in cui il capitale, tramite trattati internazionali, si è fatto una sua rappresentanza politica, e noi non stiamo facendo altro che subire questo stato di cose, proprio perché ad oggi manca in Italia un partito di sinistra che prenda atto del fatto che, al di là dei tecnicismi e del problema della moneta, siamo nel pieno di una lotta di classe. Come ho descritto nelle mie indagini, oggi, anche se reputo corretto un'uscita dall'euro, ma teniamo conto, attenzione, del fatto che con le attuali leggi e il potere che oggi le grandi aziende esercitano nei confronti dei lavoratori, questo comunque non comporterebbe in automatico un miglioramento delle condizioni lavorative rispetto a una redistribuzione del reddito nazionale che va sempre più a favore del capitale.